Dal nostro sito sanremoinside.it ecco cosa è successo al festival giovedì 20 febbraio. Francesco Renga, il cantante bresciano, torna a Sanremo dopo 4 anni ritrovando nuovi stimoli che gli hanno permesso di trasformare il suo stile vocale. Rafael Gualazzi, in sala stampa con la manager storica Caterina Caselli, ha sottolineato che pur rimanendo legato al jazz ha avuto modo di sperimentare l'elettronica grazie all'incontro con Bloody Beatles. E ancora Frankie High Energy, il rapper, ha allontanato le accuse di plagio. Il suo percorso musicale è un'evoluzione verso la raffinatezza. Parliamo di Luciana Di Pizzetto, ospite a sorpresa nella sala stampa. Lucio Dalla ha commentato la scelta di ospiti quali Le Kessler e Franca Valeri come la rappresentazione della bellezza tradotta in intelligenza. Renzo Rubino, torniamo ai cantanti, è entrato nella categoria campioni, ricorda ai ragazzi che vogliono intraprendere la carriera musicale di non tradire mai se stessi. E ancora Zibba, esclusivo contributo del cantante alla sala stampa con una esibizione live insieme al gruppo Alma Libre. Sanremo Inside, sono già online le prime due puntate del programma che scruta il festival da dietro le quinte. Questo e molto altro ancora sul nostro sito sanremoinside.it.